Ciao Dreamers, nuovo video per voi, un altro tutorial, questa volta un face painting in collaborazione con il gruppo The Crazy Girlfriends di Facebook, gestito e ideato da Nana e Silvia. Le saluto, ciao ragazze. La collaborazione di oggi, che è il 25 aprile, è dedicata appunto alla liberazione dell'Italia. Però il tema è praticamente United World, cioè il mondo unito, no? Dovevamo scegliere di rappresentare un paese, una nazione, un simbolo, una bandiera, insomma, in make-up. Io, ovviamente, che sono pazza, voi lo sapete, e che amo gli school, ho deciso di fare la bandiera americana school. Avevo già fatto la bandiera inglese tanto tempo fa a scuola, e chi non si ricordasse il video, vi lascio il link nell'info box. Questa volta ho deciso di fare gli Stati Uniti perché ho scelto la nazione che, diciamo, mi attira di più, mi ha sempre attratta di più. Insieme all'Australia, gli Stati Uniti sono la nazione che mi attira un sacco, e vorrei visitarla, in particolare le città di Los Angeles, San Francisco, New York e Miami. Spero di un giorno, chissà, boh, vabbè. E quindi ho deciso di ispirarmi all'America, però ho deciso di fare uno school perché sapete che io amo gli school e poi volevo fare qualcosa di diverso dal solito. Dal classico trucco occhi, trucco labbra portabile, trallallero, trallallà, il classico face painting, ho detto facciamo la bandiera a school. E quindi eccola qua, me la sono studiata a tavolino per capire un po' come farla. Le stelline, a dire la verità, avrei dovuto farle bianche. Però siccome io sono una capra e non so disegnare le stelline, non riesco proprio a disegnare le stelle in nessun verso, e non ho stencil, le ho appiccicate dorate. Santi sia moglie, le stelline dorate. E quindi ecco lo school. Ho messo le lenti rosse per creare appunto un po' di, cioè per riportare il colore delle strisce. E ho scelto di fare lo school perché, vabbè, amo gli school e perché l'America comunque ha subito tante perdite a causa di guerre, terrorismo, eccetera, quindi lo school rappresenta un po' anche le perdite, ecco. Niente, io vi lascio nell'info box i link delle mie collaboratrici, non so quante saremo poche, penso che questa sarà anche l'ultima collaborazione che faremo col gruppo, purtroppo, perché la gente prima dice che partecipa, poi non partecipa. Io oggi per fare questo video ho fatto i salti mortali, perché con tutti i casini che ho non sto bene in questi giorni di nuovo, tanto per cambiare, quindi però l'ho fatto lo stesso, perché quando prendo un impegno, l'impegno lo mantengo. Ad ogni modo, se dovessimo smettere di fare collaborazioni, io lo dico in video, chiunque voglia collaborare con me mi manda un messaggio in canale, in pagina Facebook, dove vi pare, e appena ho un attimo cerchiamo di collaborare, collaboro più che volentieri. Ovviamente io faccio generalmente face painting, però insomma, se volete collaborare, che non siano però video strani, solo video make-up, ecco, video tag, robe del genere non mi interessano. Però se volete collaborare con un video make-up, contattatemi. Detto questo, non mi dilungo oltre e vediamo cosa ho combinato. Enjoy! Ho già creato le linee guida, ora vado a colorare di nero le parti vicine ai denti, il naso e gli occhi, e uso il pennellino piccolo e l'acqua color della Diamond FX. Ora con l'acqua color della Snazaroo coloro di blu il quadrato che c'è vicino agli occhi, dopodiché andrò a creare le linee bianche e rosse utilizzando gli acqua color bianco e rosso della Snazaroo. Però non sarà un passaggio che vedrete per intero, ma lo vedrete a pezzi per accorciare il tutorial.
Rinforzo poi i colori con degli ombretti. Userò per il blu l'ombretto numero 305 Pupa Vamp, un blu scuro, e per il rosso userò Ember di NYX Cosmetics. Ora attacco delle stelline dorate sulla parte blu con la colla Duo, e anche questo è un procedimento che non vedrete per intero. Ora creo delle piccole crepe, delle piccole spaccature nella bandiera e poi la sporcherò un pochino con un ombretto nero. Per le spaccature userò l'acqua color nero della Diamond FX o un pennellino d'eyeliner. Ed ecco qua Dreamers, questo è il nostro American School dedicato all'America e alla bandiera americana in particolare, che mi piace molto. E ovviamente ho scelto di fare uno school per uscire fuori dal classico tema bandiere, dalle classiche trucco occhi, insomma, volevo dare un tocco proprio diverso alla bandiera americana. E niente, spero che il mio tutorial vi sia piaciuto, spero che sia piaciuto alle mie collaboratrici, vi lascio i link. Nell'info box, vi mando tanti bacissimi al prossimo video.